Ebbene, amici, fratelli della congrega, su questo canale YouTube ci piace diversificare presto la video review su Mr. Sabato Sera, Mr. Saturday Night di e con Billy Crystal. Ma ieri sera, prima di andare a votare, chi ha vinto, mamma mia, ho visto, visionato e già recensito, link in descrizione, presto apparirà su Daruma View. Sotto vari link, anche di FTV, del Moulin Lynch, che è il mio sito presto da rinnovare. Questo Atena o Atena, ma Atena era la dea dell'amore, della fertilità, della giocondità o della guerra, informatevi. Miei uomini d'alma mater studiorum ed Atenei. Allora, un film che mi ha sbalordito, colpito, impressionato, e poi compariranno anche degli screenshots delle pagelle del Mereghetti, che ha preso una cantonata terribile su questo film, Paolino, Paperino, no? Ebbene, oggi recensiamo il notevole, perturbante, stupefacente Atena, Atena. presentato con ottimi riscontri critici, tranne il Mereghetti e altri. Io rimango incredulo dinanzi a questi giudizi espressi con questa facilità, anzi faciloneria incredibile, e vi dirò. Alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Venice, disponibile in streaming su Netflix a partire dallo scorso 23 settembre. Visionate, se volete, il trailer su YouTube, trailer ufficiale anche in Italian. Atena è diretto dal valente e coraggioso avanguardistico Romain Gavras. Questa è l'esatta pronuncia, da non confondere con il regista di Missing, Mad City, Koste Groves, Romain Gavras, regista famoso per i suoi provocatori, e qui ci vuole la R, un promosce come questi qui di centro-destra, no, no, che si sono abbracciati, che hanno vinto le elezioni, baci, abbracci, diciamo, alla francese, provocatori, divasivi. C'è altri video musicali. Qui è la sua terza opus, questo è latino. Miei uomini, che sognate vite idilliache e ce l'avete, diciamo, con la storia, con la Grecia, i miti ellenici, Sparta o Atene. Insomma, questo film ha creato uno spartiacque, diciamo. Atena dura 97 minuti che scorrono tutti d'un fiato, perché Atena è un film graneticamente ineccepibile, straordinariamente ed emotivamente coinvolgente, adrenalinico e pregno, pieno di pathos, parossisticamente gigantesco e memorabile. Girato in modo magistrale e sperimentale nella sua accezione migliore e più potente. Diciamo, estrapolandovi la brevissima, sintetica, concisa sinossi da IMDb Internet Movie Database, ore dopo la tragica morte del loro fratello minore, in circostanze inspiegabili, tre fratelli hanno la vita gettata nel caos. Quindi in tutto sono quattro fratelli, uno non lo vediamo, sì, in foto, ma è morto. Fenomenale dal ritmo incalzante, concedeteci di dirlo, incazzoso, vigoroso e mozzafiato, Atena non lascia un attimo di tregua sin dal suo folgorante, inquietante incipit al cardiopalma. Un piano sequenza, la Brian De Palma, come omicidio in diretta, il falò delle vanità. Allora, un piano sequenza che si differenzia da quello. Se vi dico questo è perché so che capirete, ecco, ma tu lo sai la differenza tra piano sequenza soggettiva, la so meglio di te. Quel piano sequenza è storico, epocale, eccezionale, dell'infernale Quill, Touch of Evil di Orson Welles, ma sembrava una soggettiva. Qui veramente, come hanno fatto a concepire, a congegnare un piano sequenza del genere, così articolato, complesso, basta che una comparsa incespichi, inciampi e bisogna rigirare tutto da Lungo capo, e complesso. convulso, piano sequenza da mettere i brividi, e veniamo immersi in questa atmosfera mortifera, mortale, forse amorale, e qui ci sono spiriti bollenti, uomini umorali, dai caratteri difficili, cangevoli, ecco, bellamente stritolandoci in una cupa e violenta atmosfera di sangue e sudore, di rabbie mastodontiche, di vertiginoso romanticismo senza fronzoli. In Vertigo, Vertigo di Alfred Hitchcock, ci sono dei piani sequenza, ma certo.
Andiamo avanti speditamente. Allora, un film velocissimo scattante. Abbiamo detto dal ritmo incalzante e come sopra accennato vi è una violenta, appassionante, brutale, feroce storia di vendetta mortale, una sapida e portentosa miscela sanguinaria, pugnace, grintosa e perfino verace di action sui generis, poliziesco drammatico, stavolta shakerata l'intima, toccante e rutilante vicenda personale di un ragazzo da poco richiamato dal fronte, di nome Abdel. Attenzione ai nomi, alle pronunce, sono attori per noi sconosciuti. Ne vedete, qui si sbagliano anche su Google. Allora, questo è un bravissimo Daley Ben Salah, da non confondere con Sejem Gui, quello dell'odio, vi dirò, Matthew Cassovis, alla disperata estrema combattiva ricerca dei colpevoli della straziante morte ingiusta di suo fratello. Nel rossiniano salire in crescendo spasmodico della suspense, Del dovrà vedersela con lo scapestrato fratello maggiore, questo Burek, quest'ultimo precipitato in un'infernale spirale, non nell'infernale qui, pericolosa, coinvolto forse suo malgrado in loschi affari sporchi, e si troverà costretto a gioco forza a gestire un'esplosiva situazione che con l'impietoso trascorrere ferino del tempo e l'escalation indomabile di avvenimenti via via più gravi diverrà sempre più difficile esponenzialmente, esponendolo, perdonate il voluto gioco di parole, a circostanze progressivamente allarmanti. Figure chiavi e centrali saranno però un altro fratello, il più giovane di nome Karim, Sam Slimane, e il poliziotto Jeremiah, Anthony Bayon, incredibile montaggio impeccabile di Benjamin e esprime fotografie naturalistiche firmate da Matthias Bucharek, qui le pronunce un po' più chiaro, per quasi capolavoro, sì lo è che potremmo, giocando di parallelismi cinefili, come detto, gemellare, come accennato, diciamo, indimenticabile l'odio, Matthew Cassovitz, come Saint Cassert, fra guerriglie urbane firmate. No, filmate quasi come fossimo dinanzi a un documentario iperrealistico al contempo surreale, detonazioni tonitruanti, che già nel termine tonitruante, no? Morti ammazzati, interminabili scontri fra bande, lotte senza esclusione di colpi contro la polizia, si staglia imponente il ritratto allucinante di una tetra. Qui voglio. Fatale, fa un fatale, qui non ci sono Dark Ladies, diciamo, donne così, a differenza della donna che vince due volte, no? E chi innova, che si stampa e imprime immediatamente con forza impressionante nei nostri occhi, mordendoci l'anima e raschiandoci il cuore furentemente. Ecco, forse Etienne perde solamente qualche colpo. Nonostante ci sia una sparatoria, ci sono molti spar, negli ultimi 20 minuti, ove la retorica fa capolino, non sempre in modo gradito, più di una volta, perdendosi un ralenti, che sono francesi, no? Ralenti, e silenzi leggermente tirati per le lunghe, esagerando col senso enfatico della tragedia, ma quale ruffianaggine, caro Mereghetti, e la visione di questo Romain Gavras. Quindi, buona visione, se non avete visto questo film ve lo consiglio, non assegnate voti 4, 7,5, 8, guardate la vita alla vita e il cinema al cinema da mille più prospettive, perché la vita è un flusso continuo, un piano sequenza spericolato, strepitoso, portentoso e io quando voglio posso essere prodigioso, sa? Vi lascio. Mi devo occupare dell'editing del commissario Fallò. Fallò. È un po' come Totò le Mocò, no? E che è un titolo che non sta a significare niente. Perché le Mocò che significa in francese? Fallò, semplicemente il diminutivo, diciamo, è De Falotti, che è un tipo stravagante, bizarro, fantastico. E prossimamente, ecco, in questa quarta copertina, forse c'è una fan fatale. Lei è un tombeur de femmes, tombata femme. Lei mi sembra un morto di fame, sa? Glielo dico io, ho fatto 2 anni di militare a Cuneo, siamo uomini caporali. Ciao, ciao.